Siamo messi male. Chi ci può venire in aiuto? Madonnina del cielo, Madonnina. Non avere paura, Geppi. Avvicinati. Avvicinati. Che leopardino. È vivo? Barzotto? Lo prendo anche così. Geppetto, io non ce la fo più. Neanche io. Non ce la fo più? Lo so. Anche te stai male? Sto male, sì. Ho perso il finocchio. Non lo trovo, c'è verso. Non lo trovi? Ma l'ha cercato dappertutto? Guardavo dappertutto, sì. Ma dappertutto, dappertutto? Dappertutto. Dappertutto, dappertutto? Sì, ho guardato. Hai provato su internet? No. Su internet? Di che è? Attacchi il cavetto. Sì, provo tutti i sistemi, non ce l'ho fatto. Non sai cos'è internet? No. Non conosci il sito internet? No. Non hai un sito, te? No. Ma strano. Senti, Geppetto, io sto male, lo vedi? Anch'io, sto vaneggiando! Non ce la fa più! Lo vuoi ritrovare, Pinocchio? Sì. Lo vuoi ritrovare? Vorrei tanto ritrovare Pinocchio, sì, è per forza. E che cosa mi daresti in cambio? Ti darei tutto. Mi daresti tutto? Qualsiasi. Mi faresti qualsiasi cosa? Sì, ti farei qualsiasi cosa. Non ci credo. Sì. Dimmelo di più. Ti farei qualsiasi cosa. Dimmelo un po' meno, lui me lo mette in culo davvero. Un po' meno. Mi faresti qualsiasi cosa? Sì. Allora tieniti forte, perché Pinocchio è qui! No! Sì! Falla a pigliare! Falla a pigliare! Abbracciatemi, piangete! No! Abbracciatemi! No! Abbracciatemi! No! Abbracciatemi, piangete! No! Piangi, abbraccialo! No! Abbraccialo un po', dai! Abbraccialo! Abbraccialo te, è tutto sudato! No, un pochino, un po'! Piangi un po'. Oh, oh, tutto è bene, perché finisce bene. Ah, bambino, oh, sei contento? Sì, ora io sono qui con te. Sì, Pinocchio, quando sei qui con me, basta, questa stanza non ha più pareti, ma alberi, 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 infiniti. Quando sei qui vicino a me, questo soffitto, Viola, non esiste più. E vedi il cielo sopra noi che restiamo qui abbandonati. Suona un'armonica, mi sembra un organo. Senti, cinghiale delle Antille. Allora, io ho parlato con te prima, vi ho fatto ritrovare, voglio essere pagata da voi alter. Understand? Understand? Pagatemi. Sì, è rimasto. Basta chiacchiere. Un attimo, ha da riscuotere? Voglio riscuotere subito! Io e mio babbo si parla un attimo, una piccola riunione di famiglia. Chi inizia? Chi inizia? Tranquilla. Chi inizia? Cosa? Allora io e mio babbo si è deciso. Inizi te? Aspetta un attimo. Lei presenta... Chi inizia? Chi inizia? Allora lei va dal nostro commercialista, ma gli presenta chi? La fattura chi? E fa tutto con lui. Ma no, io voglio sapere di commercialisti, io voglio essere pagata da voi altri. Ho parlato con voi altri, voi altri mi pagate. E nosotros si usa fa così, vada dal commercialista. Ma chi è questo? Non lo prenda l'indirizzo, glielo do io. Ma che va, dal nome suo? Va a nome del mio babbo e mio. Gli dice, mi manda Jeffy and Jeffy. E lei mi garantisce, io vado a nome suo, mi garantisce, faccio tutto con questo signore. Tranquilla, garantisco tutto io. Me lo garantisce lei? Eh? Ma mi dia questo indirizzo, vai. Forse. Allora. Mi garantisce lei? Sì. Dottor Pietro Pacciani. Sì. Mercatale Firenze. Via di preciso? Viuzzo nel Bosco. Bene. Bene. Senta, lei mi garantisce con questo signore un'eventuale amicizia o rapporto a due? Ora, amicizia o rapporto a due, non so, una merenda di sicuro, guardi. Io ci vado a fare questa merenda perché ho anche un certo appetito. Che mai. Specialità ha il signore? Pezzettini di salame mi dovrebbero essere. Senta, dove mi dirigo? Come faccio per trovare la strada? Dove mi dirigo? Guardi, è molto semplice. Vista che lei è una che segue le stelle, segua le stelle. Io seguo le stelle. Segua le stelle. Vado, seguo le stelle e vado. Sì. È una stella cadente. Oh. Esprimi un desiderio. Speriamo la ti caschi addosso. Va bene. Pietro, dove sei? Ah, babbino, guarda. Pinocchio, come sei bello, ragazzi. Cari, intelligente, che sorriso fiero. Me lo immagino, sì. Oh,
Guarda, per ritrovarti ho fatto dei lavori che non te lo immagini nemmeno. Proprio, però mi è servito, eh? Sì, mi è servito. Io ho imparato tante cose. Ma guarda, ho imparato che devo essere buono, che ti devo dar retta, ma soprattutto ho imparato che non devo dire le bugie. Che però io le bugie perché le dicevo? Perché me l'ha insegnato te. Io? Te? Qua, come? Ti ricordi quella volta che sei in Pineta, che io ero un burattinino piccino? Che c'era quei due canini, era lì. Io ti dissi, babbo, ma che fanno quei due canini? Te tu mi facesti niente, il canino di dietro si è fatto male alle zampine davanti, l'appoggia sul canino davanti e le dà un passaggio a casa. Bella mia, dissi io, gli si può fare un favore, te lo mette subito in culo. Ma ho imparato, io non le dico più le bugie. Bravo. Senti, Pinocchio, io ho parlato maestri, bisogna che tu ritorni a scuola. E ti aspettano, bisogna che tu vada a scuola. È vero, hai ragione. Però guarda, guarda, veramente, è un contratto della gente, mi hanno fatto fare dei lavori, sono troppo stanco. Posso iniziare da domani? Vado a incontrare un certo lucignolo, proprio, la volpe, mangia fuoco. Fammici andare da domani, sì, dai. Però domani tu vai a scuola, allora ti porto a letto. Mi porta a letto, sì? Bravo, bambino, portami a letto, bambino. Mi porto a letto da solo. No, aspetta, se ogni scivolo in letto ti metto io. E va via, come fa? Sta fermo, mi metto da me. Ah, ecco. Bravo. Va bene così? Va bene, il cuscino di là, la testa di là. Ai, mio bambino, ragazzi. Certo è come bambino si fa veramente cagare. Buonanotte, Pinocchio. Ciao, sì, bambino, però domani buonanotte. Tu vai a scuola, eh. Che bello. Oddio. Dormi, Pinocchio. Che da domani ti aspetta un lungo futuro. E da domani andrai a scuola. Anzi, siccome ci vai da domani, di una bugia ora, dai! Di una bugia! No! Dilla! Dilla, no! Dai! Dilla! No!